Salve, salve a tutti. Allora, oggi vi parlo di questo libro qua, è l'ultimo libro di Houellebecq e si chiama Annientare, Michel Houellebecq. Allora, non è questo che vedete voi nelle librerie o quando lo andate a comprare, perché c'è la sovracopertina che io ho tolto perché sono in viaggio, quindi insomma mi dava fastidio. Annientare. Non è facile fare la recensione di questo libro. Allora, cominciamo subito e innanzitutto dalle dimensioni di questo libro. Sono 742 pagine, molte, e come tutti i romanzi lunghi, da una parte ci sono dei momenti, se volete, di stanca, dei momenti in cui insomma cala un pochettino la tensione del libro, dall'altra parte però con tutte queste pagine avete la possibilità lentamente di immedesimarvi nel protagonista o in uno dei protagonisti e fare come mi pare Umberto Eco dicesse: no, se non leggi vivi la tua vita, se leggi vivi più vite, quelle dei personaggi dei libri che leggi. In effetti, nei circa 10 giorni che ho impiegato per leggere, mi sono sempre di più immedesimato nel personaggio principale, insomma, e anche di giorno, magari quando non leggi, a volte pensi al libro. Quindi questo è un aspetto ovviamente positivo. Allora, la storia è quella di Paul, un funzionario di alto rango del Ministero delle Finanze francese, collaboratore stretto del Ministro dell'Industria, e che quindi insomma racconta le sue attività, è uno dei filoni, no? Quello che succede nei suoi rapporti con questo ministro, il ministro che addirittura era in brucio di diventare candidato alla presidenza della Repubblica. Insomma, c'è questa storia insomma del jet set, diciamo così, politico e francese. All'interno di questa situazione ci sono anche degli aspetti che coinvolgono i servizi segreti, perché ci sono delle minacce allo Stato, ci sono degli attentati, insomma una storia che ovviamente io non sto qua a raccontarvi nei dettagli, ma insomma si segue, si scopre leggendo il libro. E poi c'è la parte più importante, è la storia familiare. Questo personaggio ha una sorella, un fratello, sposati, genitori, una moglie ovviamente, e tutto il libro succedono molti fatti che avvengono nelle famiglie. Ci sono delle morti, quindi ci sono dei lutti, ci sono delle separazioni, ci sono dei ricongiungimenti, e insomma ci sono delle storie insomma che proseguono all'interno di questa famiglia, no? Si ritrova l'Houellebecq che conosciamo, no? Cinico, è abbastanza poco fiducioso nel senso della vita, nel senso delle attività che si fanno, nichilista. Però io ho visto, attenuarsi di questo aspetto così, così duro di Houellebecq. Nell'ultima parte sono centinaia di pagine, naturalmente in un romanzo così lungo, e mi sembra, ma questa è la mia impressione, non so se sarà anche la vostra, che si sia un po' così tranquillizzato, non è il termine corretto, ma insomma non sia quel crudo nichilista fino in fondo Houellebecq che noi conoscevamo. E per il resto insomma, vedete perché faccio fatica, perché non posso raccontarvi la storia. Ho già detto, è una storia di tipo politico e una storia di tipo familiare, con tutto quello che può succedere all'interno di questa storia di tipo familiare. Però è un romanzo che ti prende, è una storia questa che ti fa entrare. Tu all'inizio comincia con la parte puramente politica e ti sembra un po' distaccato, poi inizia anche a raccontare la vita privata, familiare di questo personaggio, che alla fine cominci, non dico ad amare, mi sembra eccessivo, ma insomma si comincia a apprezzare nel suo complesso. Ecco, questo è il libro. Un punto nella postfazione dice che non ne scriverà più, non è chiaro questa cosa qua, però insomma non so se è l'ultimo libro che alla fine scriverà Houellebecq. Poi c'è un'altra cosa che dimenticavo: ogni tanto racconta dei sogni che fa il nostro protagonista,
credo 7-8 volte, racconta questi sogni e sono totalmente fantasiosi, con legami ovviamente con quello che fa, però io non li ho capiti, non sono riuscito a capire cosa c'entravano questi sogni con la vita quotidiana o politica o familiare del nostro personaggio. Ecco. Diciamo comunque quel libro che si legge molto molto bene, anche quei pochi momenti di stanchezza, comunque secondo me scrive molto bene, vabbè che c'entra lì, è stato tradotto anche altrettanto bene e il libro si legge, ripeto, come ho detto prima, ho passato una decina di giorni leggendo e li ho pensati molto con molto molto piacere, quindi anche in questo caso io ve lo consiglio il libro. Eccolo qua, Annientare. È un po' strano il titolo, non so se è il titolo giusto, è la corretta traduzione dal francese, ma non so se è il titolo giusto. Comunque, buona lettura.